A 40 km da Roma, tra Marcellina e San Polo dei Cavalieri, c'è un posto molto suggestivo. La miniera d'oro è un'opera di land art, pensata per rendere omaggio a tutte quelle persone che hanno lavorato e sofferto nell'altoforno e nel cementificio dell'ex cava CD, da decenni abbandonata al degrado e quindi all'oblio. L'architetto Romolo Belvedere e l'artista Luis Gomez de Terán, con la loro opera, vogliono simboleggiare che dove erano rimaste solo pietre ora ci sono pepite d'oro, ricordo di un patrimonio umano che non c'è più e suggerimento per quello che invece ci potrebbe essere in quei luoghi. Teodora, minatrice della cava, in un atto di celebrazione della storia popolare, diventa la protettrice simbolica di questo posto, difendendone la memoria. Poche centinaia di metri più avanti c'è la grande struttura del cementificio. A ridosso della montagna, crea un forte contrasto con la natura che lo circonda. Sui grandi silos sono dipinti i volti di donne e uomini che hanno sacrificato la loro vita lavorando nello stabilimento. Sull'ultimo silos invece, viene ritratta sorridente la bambina Lauretta, che vuole simboleggiare e auspicare il legame tra passato, presente e futuro del luogo.